Allora ragazzi, io oggi sono abbastanza incazzato perché questa serie di cui vi sto per parlare è veramente una merda. Benvenuti in un altro episodio di Recensione più doppiaggio. Quest'oggi, 17ª puntata, parleremo della serie di Leonardo. Leonardo da Vinci, uscita su Prime Video. Come al solito, io uso tre parametri per valutare: trama, personaggi e obiettivo. Trama. Voi mi direste, questa è una trama esattamente come i medici, quindi devi vedere se è vera. Raga, c'entra un cazzo. Cioè, è proprio tutt'altra cosa. Hanno inventato tutto, cioè Leonardo da Vinci l'hanno preso e ci hanno messo solo il nome e non c'entra un cazzo, ma proprio un cazzo di niente. Cioè, Leonardo da Vinci che va alla bottega del Verrocchio e già da grande, quando invece ci va da ragazzino. Il padre che lo dipingono come un pezzo di merda che ogni tanto gli dà una mano, che però lui ci ha litigato tutto il resto, quando il padre è sempre stato uno stinco di santo, regà. Cioè, per davvero, vabbè, oddio. Insomma, si divertiva a trombare un po' qui e là, però, nel senso, era una persona buona, però. Era una persona buonissima, gli ha sempre dato tutto. L'unica cosa che diceva Leonardo del padre era che era un po' assente, ma perché doveva lavorare, poveraccio, cioè non è che lo faceva apposta. Cercava sempre però di quando, cioè, quando poteva di stare con Leonardo e lo considerava al pari degli altri figli, tant'è che quando Leonardo, cioè quando sì, quando il padre di Leonardo è morto, nonostante tutto Leonardo è un bastardo, regà, perché è stato concepito fuori dal matrimonio. Ha fatto testamento e ha lasciato lo stesso parte delle sue cose anche a Leonardo, come se fosse al pari degli altri figli, che invece l'hanno un po' sputtanato e gli hanno fregato la parte. Cioè, Leonardo viene dipinto qui come un coglione, per davvero. Ragazzi, cioè, si tratta veramente di tutt'altra cosa, ma su quasi ogni punto di vista. Cioè, viene semplicemente dipinto come uno che non finiva mai le opere, perché se dice così. E poi viene dipinto come uno timidissimo e tutto il resto, quando Leonardo invece era uno che gli piaceva farsi vedere, si circondava di tantissime persone proprio perché aveva bisogno di compagnia. E per davvero, cioè, cose senza motivo. La trama poi è che pure lui è stato tipo fin dall'inizio condannato da. Perché era sospettato di omicidio e non capisco sinceramente il perché. E devono scagionarlo e quasi lo impiccano perché Ludovico il Moro deve tornare sul trono. Cioè, poi pure sta tizia che ci sta, Caterina da Cremona, mi pare che si chiami, è un personaggio che, cioè, è praticamente coprotagonista e non è mai esistito. Cioè, ragazzi, Salai, il bambino che Leonardo nella storia vera prende da piccolo e lo adotta, qui è grande e se lo scopa. Cioè, regà, no, non penso ci sia da dire che Leonardo era omosessuale, si sa. Però, ma mi vuoi fare questa cosa? Tu hai messo il bambino che lui ha adottato grande e glielo fai scopare? Cioè, ma che cazzo di problemi c'hai? Vabbè. Comunque, trama, io direi, ragazzi, totalmente una merda anche a livello di intrattenimento, ma soprattutto una merda dal punto di vista storico. Uno, regà, uno come a merda. Cioè, ragazzi, io sono incazzato anche perché, come al solito, io penso che queste cose che sono italiane dovremmo farle noi. Non possono venire gli americani a dirci: ah, vedi, era così. No, lo sappiamo meglio sicuramente noi che ci stiamo qua. Ci abbiamo tutte le cose di Leonardo. Cioè, ma che cazzo. Vabbè, tranne la Gioconda, però. Ragazzi, ma davvero dobbiamo farci dire dagli americani come ha fatto Leonardo? Ecco come ce lo raccontano poi, cioè fa schifo al cazzo. Non c'entra niente, totalmente fuori luogo. Passiamo ai personaggi. I personaggi, come ho detto, Leonardo è stato fatto col culo anche lui, carattere totalmente diverso, scelte totalmente a cazzo di cane. Poi pure sta cosa del l'artista che deve essere
afflitto dal dolore, oh, tutte queste cose. Sì, per carità, Leonardo c'aveva qualcosina del genere, ma era pure abbastanza apatico certe volte. Cioè, molte volte per davvero guardava la morte in faccia, tipo la gente che andava all'ospedale e gli stirava lì davanti e diceva: vabbè, mo mi pio il corpo e o più lo faccio a pezzi per vedere come è fatto dentro, dai. Sta parte qua nella serie praticamente quasi non c'è, raga. Non c'è. Cioè, fa ridere. Ne parla solo. Dice: ah sì, comunque una volta ho tagliato un corpo. Ah, così. Una merda. Caterina da Cremona che non dovrebbe esistere. Ludovico il Moro che era un analfabeta coglione. Che per carità, a livello di militare non è che se la cavava male, visto che comunque Milano ha vinto contro la Francia all'epoca. Cioè, Milano, Francia, ok? E però era un coglione, cioè non capiva un cazzo. Qui l'hanno fatto super carismatico, che arriva lì e gli fa: sei mancino, ho un certo occhio. Ma quale cazzo di occhio c'hai? Ma vaffanculo. Ma basta guardarlo in faccia Ludovico il Moro, che c'aveva una nasca grossa così e a scodella, proprio da rincoglionito, che gli daresti manco un soldo. E invece l'hanno fatto qui bellissimo, super wow, che, tutto, ma che cazzo dite? Cioè è proprio una stronzata. Vabbè, quindi pure dei personaggi io vi direi un bel, ma sì, due pure qua. E vabbè, messo uno, vabbè, due, ok, due leggermente meglio, cioè invece di cavarmi i coglioni mi cavo gli occhi, ok? Poi passiamo all'obiettivo. L'obiettivo secondo me era portare appunto una serie su Leonardo, fruibile a tutti, magari non proprio uguale all'originale, ma che comunque ti intrattenesse. Zero, zero, assolutamente zero, non me ne frega un cazzo. Media di tutto quanto, uno, non me ne frega una sega. Serie peggiore del mondo finora che ho recensito. Fa schifo al cazzo. Voto finale 1. E se ve la guardate veramente, non finanziate sti deficienti. Davvero. Ah, spero che questo video vi sia piaciuto. E poi vi porterò venerdì il doppiaggio di questa merda.